rientrati nei pressi della chiesetta e abbiamo due opzioni per il rientro: o lungo la tranquilla discesa che abbiamo fatto all'andata, quindi un percorso ad andata e ritorno, oppure per chi vuole tentare cose non conosciute e anche un po' di una certa complessità, seguirà questo tutorial e mi accompagnerà e lo accompagnerò nella discesa verso le cosiddette pignatte tra le due gallerie della Valle Colvera. Allora, come riferimento prenderemo le antenne e ci porteremo qua a destra su questa parte di prato. Inizialmente non c'è sentiero, andiamo in direzione dello Jouf e andiamo a cercare l'inizio di questo tratto un po' impegnativo di discesa. Vedete, qui ci sono dei vecchi segnavia, un tempo questo era un sentiero segnato in bianco e blu. Eccolo qua, vediamo una leggera traccia. Questo tratto lo filmerò interamente proprio perché il difficile è trovare l'inizio di questo sentiero. Vedete, abbiamo lasciato qui sulla nostra, alle nostre spalle le antenne. Anch'io regolarmente mi perdo, ma poi anche facilmente mi ritrovo. Ed è qui, traccia non se ne vede più. Scendiamo un po' a caso. Ecco qua, segnavia blu, utile, lo cercheremo. Eccone qua, non avevo visto nelle volte scorse che esisteva ancora anche questo segnavia, e quindi dovrebbe essere ancora più facile trovare il sentiero. In effetti, grazie alle tracce blu, è stato più facile del previsto trovare la traccia di discesa, e qui inizia la parte più difficile. Scenderemo lungo sulla gola del Colver, lungo un tratto decisamente abbastanza pendente. È preferibile farlo in salita. Il sentiero è ben evidente, ma dobbiamo percorrerlo con estrema prudenza, perché passando proprio sopra il canyon, la gola del Colver, scivolare potrebbe essere, diciamo, assai spiacevole. Proseguiamo la percorrenza, dovremo scendere fino là sotto dove c'è la strada, mentre in lontananza vediamo gli abitati della Val Colvera. Una percorrenza assai piacevole, tutto sommato meno difficile del previsto. Anni fa ho percorso questo sentiero ed era veramente un sentiero per capre. Vedo che è stato abbastanza sistemato e reso anche più tranquillo e sicuro, un po' dai segnavia, un po' dalla percorrenza. Bello vedere che esistono anche dei sentieri che un po' si ripigliano e non tutti che sono in fase di estinzione. Ecco un tratto leggermente esposto, anche panoramico. Vedete, siamo proprio sopra la gola del Colvera, sopra, sotto di noi, la vecchia strada della Val Colvera. Continuiamo la discesa, stiamo entrando nella parte bassa della gola del Colvera con le sue caratteristiche rocce scavate, e sentiamo il suo rumore. Una discesa abbastanza pendente, in effetti è più comodo da fare in salita questo versante. Ad ogni modo dovremmo esserci quasi. Eccoci finalmente giunti alla fine del sentiero. Qua proseguiamo per la Val Colvera e noi rientriamo invece in questo, siamo, ci troviamo tra le due gallerie della Val Colvera, nella località detta il Ponte delle Pignatte, che abbiamo qua davanti. Ed ora inizieremo la vecchia strada della Val Colvera,
tratto asfaltato, quello che un tempo esisteva prima delle gallerie. Eccoci qua. Ora, finalmente siamo in questa bellissima gola della Val Colvera, un tratto di circa, credo, 1-2 chilometri che accompagna il torrente d'estate con colori davvero molto belli, smeraldini, un frigorifero a cielo aperto anche appunto d'estate. E adesso ci addentriamo qui sopra, vedete le attrezzature, no, c'è una piccola palestra di roccia, più avanti ce n'è un'altra. Come vedete la gola è assai ripida, sembra fin strano di essere passati poco fa lì sopra a strapiombo in questo canyon. Sempre un piacere ascoltare il suono dell'acqua, e nel frattempo siamo arrivati nei pressi della palestra di roccia. Siamo nella parete est del Monte Jove. Troviamo la fine della gola nei pressi del Bus del Colvera. Il Bus del Colvera è, credo, una di quelle due buche, di quelle due grotte, o questa, dove decenni fa è stata ritrovata, sono stati ritrovati dei resti, non mi ricordo di cosa, uno scheletro, una testa di non so che, forse un orso, un mammut, forse qualche altro orco che non so. Bus del Colvera, siamo nei pressi dello sbocco della galleria. Come vedete potrebbe essere anche questo bus, questo buco, questa grotta che dà il nome alla zona Bus del Colvera. Ed infine giungiamo presso l'ingresso della lunga galleria che ha messo in disuso questo bellissimo tratto di strada, e ci riportiamo sulla strada provinciale della Val Colvera. Dopo esserci goduti la vista e l'udito con la bellezza dell'acqua e il suono del torrente Colvera, percorriamo un breve tratto che ci riporterà al punto di partenza, ossia alla biblioteca. Possiamo percorrerlo per intero questo tratto di strada, oppure possiamo fare una breve variante appunto per evitare questo tratto di asfalto. Infatti, dopo circa 300 metri dall'inizio della galleria, attraversiamo la strada nei pressi di questa casetta. E ci innestiamo su questa strada che conduceva alla vecchia cava, per evitare appunto di percorrere fino alla biblioteca quella, insomma, non piacevole strada. Percorriamo 200 metri, arriviamo nei pressi di questa sbarra, che era l'antica, la vecchia entrata, l'antica cava, e ci buttiamo sulla sinistra per percorrere un sentiero che decorre parallelo alla strada della Val Colvera e che decorriamo lungo la comoda mulattiera. Quando passiamo sotto questo arco, credo del vecchio acquedotto, significa che ormai siamo prossimi all'arrivo. Dovremo sbucare su via Venuti, da cui raggiungeremo la biblioteca. Ed infine ritorniamo nei pressi della biblioteca.